Bella raga, Power Roby. In questo video vedremo cosa c'è all'interno della telecamera Action Cam Coahu 4K, perché mi è caduta e si sente qualcosa all'interno che sballonzola, che si muove. Per fortuna funziona ancora, ma devo aprirla e verificare che cosa è successo. Aprirla è abbastanza semplice, davvero. Basta inserire le unghie. Se non hai le unghie, va bene anche un plettro da chitarra o qualcosa di affilato. Basta inserirlo tra la plastica frontale e la cornice, fare leva, fare scattare via tutte le linguette. E questo è il risultato. Dopodiché, con un cacciavite si vanno a svitare le quattro viti che sono presenti agli angoli, 1, 2, 3, 4, facendo attenzione di non perderle, perché sono davvero piccole. Io le ho messe dentro una scatoletta. Dopodiché, con l'aiuto di un cacciavite, provo a far leva, a vedere di estrarre il tutto. Dunque, per qualche motivo che ancora non capisco, non si accendeva più, non andava più, nonostante che l'ho chiusa tutta, non andava più. Allora l'ho disassemblata proprio completamente. E ho trovato che qua, questa saldatura qua, era saltata. Questo qua l'ho tolto, ho provato, funziona lo stesso, l'ho rimesso, funziona lo stesso. E l'ho saldato però stavolta dalla parte posteriore, perché mi sa che le piste qua si sono rovinate. Questo penso serva a raffreddare, non credo abbia un'altra funzione, penso sia semplicemente un raffreddamento, presumo. E quindi niente, l'ho accesa, funziona. Adesso bisogna rimontarla tutta. Bel casino. Mi ha fatto impazzire anche il display a inserire questi qua, davvero c'è da impazzire, perché sei scomodo nel farlo. Quindi niente, ora la rimontiamo. Stranded in
Ok, allora ho ripassato bene la saldatura questa, l'ho caricata di butto di stagno. In più ho messo la colla qua, c'è una cricca qua e da questa parte qua. Così adesso questo non si muove e non si risalda più. L'ho provata, si accende e funziona. Adesso la rimonto. Per l'ennesima volta. Power Robby!